verità vi dico, uno di voi mi tradirà. Padre mio, se è possibile allontana da me questo calice. Tuttavia non come voglio io, ma come vuoi tu. Riponi la tua spada nel suo fodero, perché tutti quelli che impugneranno una spada di spada periranno. Credi forse che io non possa pregare il padre mio? Ed egli mi appresterebbe subito più di 12 legioni di angeli. Voi siete usciti con spade e con bastoni per prendermi come se fossi un brigante. Ogni giorno io sedevo nel tempio a insegnare e voi non mi avete preso. Ma tutto questo è avvenuto perché si adempissero le scritture dei profeti. Anche tu eri con Gesù il Galileo. Io non so che vuoi dire. Costui era con Gesù il Nazareno. Non conosco quell'uomo. Davvero anche tu sei di quelli? La tua stessa parlata ti tradisce. Lo giuro. Lo giuro in nome del Dio vivente, io non conosco quell'uomo. Costui ha detto: io posso distruggere il tempio di Dio e in 3 giorni riedificarlo. Ti scongiuro, per il Dio vivente, di dirci se tu sei il Cristo, il figlio di Dio. Tu l'hai detto. Vuole sovvertire la legge. È un sovvertitore. Si dice figlio di Dio. Vuole rovesciare l'ordine e la tradizione. Non senti di quante cose ti accusano? Oggi è Pasqua e come ogni Pasqua voglio liberare un carcerato. Chi volete che vi liberi? Barabba o Gesù chiamato il Cristo? Libera Barabba! 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 Io sono innocente del sangue di questo giusto. Ve la vedrete voi. Padre mio, perché m'hai abbandonato? Costui chiama Elia, chiama. Lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo. Che cercate Gesù il crocifisso. Egli non è qui, è risorto come disse. Andate e dite ai suoi discepoli, egli è risorto dai morti e vi precede in Galilea, e là lo vedrete. Ogni potere è stato dato a me in cielo e sulla terra. Andate dunque, fate proseliti tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto quello che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi per sempre, fino alla fine del mondo.